Continuano gli appuntamenti presso il cortile Bufalino a Comiso in occasione della festa dell'unità. Ieri sera un momento importante dedicato alle donne per sensibilizzare al cambiamento, ognuno nei propri ruoli, con una visione per dare supporto per il cambiamento al Partito Democratico. Franca Clemente e Concetta Gioaquinta, ospiti di questo momento di condivisione. Abbiamo deciso di promuovere questo spazio nel Partito Democratico che si chiama Conferenza delle Democratiche. È un luogo non separato ma autonomo delle donne, nelle quali le donne potranno concretamente portare il loro contributo. La conferenza di oggi qui a Comiso ha non a caso per titolo Dall'io al noi, lo sguardo e la concretezza delle donne per il cambiamento, perché noi riteniamo che si debba passare da una dimensione individualistica nelle quali le donne sono state lasciate un po' a se stesse, isolate, in una crisi durissima e lunghissima che ha prodotto ulteriore emarginazione e sfruttamento delle donne, si debba passare ad un noi della politica come progetto collettivo, come progetto di tutti, una politica che invece oggi purtroppo è degenerata in politica personalistica, in progetti assolutamente personali di gruppi o di individui e mancando quell'obiettivo fondamentale della politica che è il noi. Non ci si salva da solo, da soli, ci si salva insieme. Quindi in questo senso la Conferenza delle Democratiche vuole proprio portare questo contributo assolutamente indispensabile perché il cambiamento e le risposte alla crisi ci possano essere. Ma noi riteniamo che bisogna veramente rifondare un processo da basso di rappresentanza e di parola alle donne. Per le donne non è sempre molto facile, non è stato facile mai fare politica, perché la politica presuppone un grande impegno, presuppone sacrifici, presuppone tempo e spesso il tempo delle donne è diverso dal tempo della politica. Le donne vogliono essere concrete, abbiamo un progetto, vogliamo realizzarlo e spesso la politica ti ruba tempo in tante discussioni. Personalmente io in questo momento da vice sindaco del comune di Monterosso Almo mi sto impegnando soprattutto a un'idea di paese che per me è importante, un paese che sia come dire, a misura di persona, che venga riqualificato per riacquistare quella che è stata la sua identità di paese, quindi identità per quanto riguarda il paesaggio, identità per quanto riguarda la comunità, per quanto riguarda il cibo, promuovere quello che è anche un turismo sostenibile, fare in modo che questo paese e i suoi abitanti riacquistino il senso e il valore dell'essere comunità. È un progetto ambizioso che spesso presuppone tanta collaborazione anche con la giunta, l'amministrazione. A dire la verità mi sforzo di portarlo avanti e diciamo che ci vorrebbe una maggiore presenza delle donne in politica e penso che questo sia veramente il momento in cui non si possa fare a meno delle donne, in un momento in cui il Partito Democratico vuole tornare tra la gente, vuole riprendere i contatti, vuole incominciare da quelli che sono i bisogni degli ultimi, vuole cercare di essere il partito che porta avanti i problemi e le esigenze di tutti,